Beats Factory a Palermo, decima edizione, bellissima esperienza, 150 ragazzi che presentano le loro idee, le loro realizzazioni di start-up, di piccole imprese, e vengono giudicati da una giuria composita, con estrazioni diverse, per premiare l'idea e l'impresa vincente dell'anno. Credo che questo rappresenti un esempio importantissimo di come siamo in grado oggi di sviluppare queste competenze trasversali, imprenditoriali nei giovani, avvicinandoli, facendoli lavorare insieme a progetti di impresa seguiti da manager che li aiutano nello sviluppare queste realtà. Siamo intervenuti in questo progetto nello spirito che ha animato i nostri interventi di questo periodo: essere vicini a una terra come la nostra. Io sono siciliano, palermitano, dove effettivamente la crescita, l'aiuto alla nuova imprenditoria, anche l'istruzione in sé è un fatto fondamentale. Siamo partiti da 2 anni con un progetto importantissimo che si chiama Informati, abbiamo portato 6.000 studenti in aula delle scuole e continuiamo oggi con progetti più specifici per i nuovi imprenditori, di orientamento al mercato, di crescita, di rompere quella barriera con la banca che francamente può essere uno degli ostacoli più importanti per chi vuole affacciarsi al mercato del lavoro. Come giovani imprenditori di Confindustria riteniamo estremamente importante lavorare sui giovani, sulle scuole. Il mondo dell'education è strettamente legato al mondo del lavoro, secondo noi, quindi cultura d'impresa e creazione d'impresa, e allo stesso modo cerchiamo di diffondere tanto cultura del lavoro andando negli istituti superiori, soprattutto tecnici dei nostri territori, ma anche la possibilità di immaginarsi imprenditori, start-upper. Il progetto di Junior Achievement è quindi estremamente importante, lo riteniamo molto vicino alle cose che già facciamo e cerchiamo di dare il nostro contributo, il contributo di chi l'impresa l'ha già fatta ma è ancora anagraficamente vicino ai ragazzi che ci stanno provando, quindi forse per questo può avere dei codici di linguaggio, di comunicazione e anche la voglia di supportarli davvero in questo loro percorso. Noi abbiamo anche degli strumenti che sono degli sportelli per la creazione di impresa, la rete degli sportelli Imprendi Italia, che sta crescendo su tutti i territori, dalla nostra Sicilia al resto del paese, e che dà supporto ai giovani con cui crediamo di poter essere molto utili al loro percorso.